prima c'è una cosa che mi sentivo di fare, voglio farla, voglio fare un ringraziamento anch'io agli amici e compagni di Milano per il lavoro che hanno fatto. È stato un lavoro veramente impegnativo che credo ci ha consentito di incontrarci in un appuntamento così, così importante. Credo anche per rispetto a questo lavoro, insomma, io penso che noi dobbiamo anche ragionare bene allo sbocco politico che diamo a questa nostra giornata. Noi abbiamo fatto una bella giornata di riflessione, di approfondimento, però è importante a mio avviso anche uscire da qui con, delle indicazioni di lavoro, dei ragionamenti da portare nelle nostre realtà per un'iniziativa che va sviluppata nel territorio, va sviluppata a Roma, nell'azione parlamentare e così via. Da questo punto di vista io vorrei dire la mia opinione su alcuni nodi politici che anche nel dibattito di oggi si sono evidenziati. Il primo è questo, il significato del voto europeo. È vero, il 41% non è acquisito una volta per tutte, però quel voto ha un grande significato politico. E anche la nostra riflessione penso debba tenere conto che adesso siamo in una fase nuova e che noi in questa fase nuova dobbiamo capire bene come stare. Il secondo elemento che vorrei dire legato a questo riguarda il Partito del Socialismo Europeo. L'adesione al PSE è stato un fatto molto importante e però questa adesione secondo me ci porta a due questioni. La prima è come il PD sul piano della sua cultura politica, della sua riflessione, del suo ragionamento applica il fatto di essere nel Partito del Socialismo Europeo, fa i conti col fatto di essere nel Partito del Socialismo Europeo, costruisce una riflessione politica e culturale che mette al centro il tema del socialismo europeo oggi. E il secondo punto è come stiamo anche per cambiare le politiche del Partito del Socialismo Europeo, perché effettivamente, e non solo in questa occasione, il Partito del Socialismo Europeo è stato protagonista anche nella sua difficoltà a sviluppare una politica comune, di quella politica consociativa in Europa che ci ha portato anche alle difficoltà e alle crisi che abbiamo di fronte oggi. Secondo punto che vorrei dire, secondo tema su cui vorrei dire la mia opinione è questa: come stiamo nell'azione di governo nel dibattito del Partito Democratico? Io credo che non ci possiamo e non ci dobbiamo stare quasi sentendoci obtorto collo in maggioranza o addirittura diciamo con la testa in maggioranza e il cuore all'opposizione. Noi siamo pienamente nella sfida del governo del PD e anzi io penso che dobbiamo rivendicare il nostro apporto, il nostro impegno nella sfida del governo del PD e nello stesso tempo non ci dobbiamo presentare, come a volte rischia di accadere, uno dopo l'altro col cappello in mano ad Arenzi per chiedere o qualche posto diciamo nei luoghi dove si decide o un qualche ruolo politico. Come si sta nella sfida del governo? Secondo me ci si sta condividendo questa sfida e dicendo che noi siamo pienamente in campo per far vincere la sfida del governo del PD. Questo non vuol dire essere sempre d'accordo con quello che fa Renzi, però vuol dire accettare una sfida sul terreno del cambiamento. E qui, cioè, per mettere i piedi nel piatto, voglio fare un esempio per spiegarmi cosa vuol dire questo secondo me. Io ci sto a fare una battaglia perché i cittadini possano scegliere i parlamentari. Non ci sto a dire che il Senato elettivo così com'è va bene, o non ci sto a dire che è un errore fare il Senato delle regioni e delle autonomie locali, perché questa peraltro è una vecchia riflessione, una vecchia proposta che facciamo da anni e perché un Senato delle regioni e delle autonomie locali è molto importante anche per quelle autonomie locali. Ve lo dice in questo caso una persona che soprattutto ha fatto sindaco e l'amministratore locale prima di una breve esperienza parlamentare. Questo mi porta anche a dire altre due cose veloci che sono queste. Il partito, si è detto con Gianni, io penso che noi dobbiamo avere delle nostre occasioni di riflessione su come pensiamo vada costruito il Partito Democratico, perché questo è un punto di grande delicatezza. Qui si è detto il partito porta le persone, non basta la rete, è verissimo, però bisogna capire anche queste persone cosa proponiamo, perché noi troppo spesso, prima di tutto nei territori, stiamo diventando un votificio. C'è un luogo dove si va per candidarsi a qualche carica, per cui si va, si vede cosa sta sbagliando quello che in quel momento è nella carica dove si vuole andare e si preparano le prossime primarie. Mentre noi abbiamo il problema di costruire una classe dirigente e anche rispetto al tema della moralità nella politica, un partito che torna a essere un luogo collettivo con una classe dirigente davvero,
è un partito che si dota più degli altri degli anticorpi per combattere i fenomeni corruttivi anche al suo interno, e ci sono anche al nostro interno. Infine vorrei dire questo, qui è stato detto, mi ha fatto piacere molto sentirlo, ricostruiamo le condizioni di un'unità tra chi vuol far vivere la sinistra nel Partito Democratico. È il contrario di quello che è accaduto nei mesi che abbiamo alle spalle, ma penso che questo sia un obiettivo di grande rilievo. Penso, insomma, chi mi conosce sa che è un tarlo che un po' ho, anche perché appunto se le analisi forti si devono tradurre in iniziativa politica forte, questo elemento dell'unità tra chi vuol far vivere i valori della sinistra nel PD e di una capacità poi di orientare l'iniziativa di tutto il PD, di un PD che tutto insieme si sa muovere sulle nostre battaglie, sulle nostre posizioni, è una priorità di grande rilievo. Credo si debba dare atto a Gianni che se c'è uno che per l'unità ha sempre lavorato è proprio Gianni Cuperlo, sia nella sinistra del PD sia nel PD, anche facendo a volte scelte difficili, anche sacrificandosi personalmente per i processi unitari. Allora io penso che questo obiettivo sia un obiettivo molto importante, però ci dovete aiutare a tutti e ci dobbiamo aiutare tutti a realizzarlo, e ci dobbiamo aiutare a realizzarlo più con le parole, coi fatti. Adesso c'è un fenomeno in realtà in atto di frammentazione e di divisione, ci sono le condizioni secondo me sulla chiarezza politica, su delle battaglie politiche, su un impegno per far crescere tutto il PD, di invertire questo processo e fare un lavoro unitario, però dipenderà dai comportamenti concreti che ognuno di noi metterà in campo nei giorni che ci aspettano. Grazie.